I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203/2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu. Buongiorno pubblico di Casalotto, buona mattinata, siamo in diretta con voi fino alle 10.30 ed è una giornata molto molto importante con degli appuntamenti se riuscirete da non perdere, soprattutto quello appunto di stamattina e poi ci ritroveremo nella diretta del pomeriggio alle 14.30. Perché dico che è una giornata importante? Perché da calendario oggi è il 1° di ottobre e quindi questa sera alle ore 20 insieme affronteremo la prima estrazione del mese, che è sempre importante, lo sapete, le ultime e le prime del mese successivo, i nostri esperti fanno anche dei bilanci importanti, quindi vedremo che cosa accadrà, è molto attesa, credo, per i nostri esperti l'estrazione di questa sera. È pronto, è qua, ve lo presento, saremo insieme in questa puntata appunto del mattino e allora do il buongiorno di questa lunga giornata che ha inizio adesso con Marco. Buongiorno. Ciao, ciao Sheila, ben che voi non lo sapete ma è arrivato tutto di corsa e di fretta stamattina. Abitare lontanissimo non è del tutto comodo, è un'incognita. Sai quando parti ma non sai quando bene arrivi. Sì, molto bene, quindi ben ritrovata, una buona mattinata a tutto il pubblico di Casalotto. Ci siamo, come giustamente ricordavi, inizia oggi una nuova avventura, poi in realtà ci siamo già visti ieri pomeriggio e ieri sera, dove io ho ricordato non solo quella che è stata la chiusura statistica del mese di settembre, gli ottimi risultati di sabato, perché ancora un primo colpo su ruota con l'otto segreto, quindi ancora un'ottima dimostrazione. Vi ricorderò come è un po' andata con il 9,90 e figura 9 all'interno dello scorso mese, ma tutti noi sappiamo che da questa sera si perde un po' la coda della figura 9, ma si alza il 9 e il 90. Mm. Quelli che poi verranno utilizzati come abbinamenti, già ve lo ha ricordato Lio, ve ne ho parlato anche ieri, sono proprio i numeretti e i gemelli, perché proprio all'interno di ottobre i radicali rappresentano una possibilità importante. Inizieremo a contarli, quindi preparatevi, solito foglio diviso in due, quanto ho vinto e quanto ho perso. Con settembre è andata benissimo, ottobre storicamente vale molto di più. Io ve lo dico, poi fate quel che volete. Adesso sentiamo gli argomenti della mattinata e poi io sono pronto a portarvi di là. Si riparte da qui, quindi si azzerano i contatori con un doppio 90 che rimane uno dei numeri più attesi soprattutto questa sera. Tra un po' ve lo spiego. Ecco, di solito voi non sbagliate quando dite che aspettate i numeretti e gemelli, effettivamente poi arrivano sempre. Ma guarda, sabato c'è già stata un'anticipazione pazzesca perché devo dire, chi poi osserva il tessuto estrazionale, proprio sull'estrazione di sabato una montagna di numeretti si sono già presentati. Vediamo se insomma segue il mese di ottobre, è ovvio che non abbiamo la sfera magica, tutto può cambiare a livello statistico, però insomma in linea di massima il mese lo becchiamo. Vai? Un secondo, dai. Chi è la nostra Dani? Devo salutare. Sono arrivato non di corsa, oltre, e quindi. Allora, io velocemente. Mi manca anche un pezzo di trucco, in realtà. Vi dico quali sono le notizie, così sono inquadrata io e Marco può tranquillamente salutare la nostra Dani. Allora, la prima notizia sarà dedicata soprattutto, ve lo dico, per chi ha un animale a quattro zampe, un cagnolino, perché sta facendo il giro del mondo, arrivando dal Giappone, fare yoga col proprio cane, pare faccia molto bene, quindi è una notizia anche molto carina. Poi parleremo di una super super mamma, perché lei è stata la prima nel 1994
all'età di 62 anni a diventare mamma. Quindi insomma vi racconteremo un po' questa mamma, che adesso non è più 62, ne ha qualcuno in più, però insomma parleremo di lei. E poi sta andando di moda il croc style, soprattutto dalle star, che io sì, le ciabatte lì? Detto croc sembra una cosa croccante, croc come coccodrillo. Il ciabattone? E sta andando molto di moda. Facciamo sì, che ne parliamo tra un po'. Questa tendenza che, coccodrillo, diciamo. Che io guarda, ho 4 minuti e li posso usare proprio allora per iniziare vai, a parlare no, di 90, poi tanto abbiamo tutto il tempo per fare sì, un po' di chiacchiere e allora andiamo perché apro il portale più importante per il numero più importante questa sera. Venite con me. Bene, 895095, guardate, vado veloce, poi tanto entriamo nella seconda mezz'ora e lì con tutta calma andremo a vedere i tantissimi scontrini delle bellissime vincite di sabato, però qui si azzerano i contatori, quindi io poi lo faccio ovviamente per ricordare cosa abbiamo vinto su ruota al primo colpo ed era anche la giocata più importante, ma attenti perché si riparte e qui è un po' come tutto nuovo. Poi con calma vi ricordo la statistica di settembre di quanti 9, quanti 90 e quanta figura 9 è uscita. Ripartiamo da qui. E allora attenti, 15,75, somma 90 di un simmetrico. Siamo a Firenze e solo a Firenze, quindi occhio, parliamo di una ruota speciale. Una ruota, un solo terno, quindi c'è un terno secco col 90. Rischio 1 euro. Seconda traiettoria, Palermo Nazionale. Beh, in realtà il tessuto di sabato di somme 90 ne ha sfoderate un bel po', ma la 44-46 su Palermo che ce l'ha tra i frequenti, Nazionale invece che ce l'ha leggermente in ritardo, ma è quel giusto ritardo che può addirittura presentarsi su tutte e due, solito un ambo, un terno. E allora ripartiamo da qui, solita pagina, la dividiamo in due. Quanto ho speso, quanto ho vinto. Solo così potete capire se vale la pena seguirci. E io vi aspetto con Lio, come sempre, dopo il tasto 3 nell'895095 con il miglior consiglio e si riparte proprio dal 90 che reputiamo essere per questa sera il meglio. Vola sempre più su.
quel numero che se lo amiamo a te, è quel numero che se lo amiamo a te, è quel numero che se lo amiamo a te, è quel numero che se lo amiamo a te, è quel numero che. Insomma, che possiedono un cagnolino, attenzione, perché pare faccia proprio bene fare yoga con il proprio cane, perché allevia stress e ansia di animali e padroni. Ecco che arriva infatti il doga, e qua abbiamo, diciamo, una sorta di immagine. Secondo i seguaci di questa nuova disciplina, trascorrere del tempo insieme al proprio cucciolo senza distrazioni, concentrati esclusivamente su posizioni e movimenti che richiedono l'equilibrio di entrambi, fa bene e rafforza il rapporto uomo-animale. Arriva dal Giappone e il doga ha fatto rapidamente il giro del mondo ed è arrivato anche da noi. Infatti io sto sui social, vedo qualcosa. Il problema è come insegnare al proprio cane fare yoga, perché adesso qua vediamo questa immagine che non capisco se è un fumetto o è... No, è una foto. O è una foto. Beh, ma ce ne sono che si prestano a seguire il padrone. Beh, dipende. Sì, infatti padrone, no, io vedo dei video che sono veramente anche molto simpatici. Sì, però ce ne sono alcuni che sono molto indisciplinati. Io, per esempio, odio follemente quelle persone che vogliono far qualcosa al proprio cane. Per forza cane, al proprio cane. Perché di solito quello che loro fanno sono delle reazioni innate. Ci sono quelli che vanno su due zampe e camminano, ma lo fanno loro. Sì. Quindi poi che tu ci vada a giocare su una peculiarità, no? Che l'animale già ha, ok, ci sta. Io ne ho visti alcuni vestiti che camminano dritti, poi se l'hai obbligato a farlo sei un pirla, se già lo faceva lui, perché alcune razze fanno certe robe strane, no? Ok, allora ci giochi con quello che piace fare a lui, ma che tu obblighi il tuo cane a fare yoga mi sembra una follia. Se lui ti segue può essere una cosa carina, però ecco, il fatto che tu voglia che lui faccia quella cosa già non mi piace, è una roba che non sopporto. Tanto poi sono tutti diversi tra di loro, ci sono quelli assolutamente indisciplinati che non ti ascoltano. No, poi quelli che hanno anche un carattere gnucco tosto che ciao. Brava. E ok, ci sta, no? Che dobbiamo convivere, quindi un po' di cose te le insegno, un po' me le insegni tu cane a me, veniamoci incontro. Ma che tu gli voglia far fare quella cosa, non lo so, è una roba che non mi piace, non lo so. Beh, insomma, una bella e sana passeggiata nei boschi, nei giardini. Tanti non vogliono neanche fare quello. Ci sono quelli da tirare perché non gli piace uscire. Anche la mia. È il carattere. La mia ormai basta. Lei è la padrona di casa, è casalinga. Vanno rispettati. Lei proprio la disturbi quasi, esatto, quando tiri fuori il guinzaglio. Ci sono cani che appena vedono il guinzaglio impazziscono perché vogliono uscire. Il mio Luigino. Bastava, anche se solo nel parlare c'era qualche cosa che somigliava ad andiamo. A quella, oh, è finita. Quella parola finita, era finita. Cioè era una roba vero, proprio intenibile. E anche lì, no, appunto, poi insegnargli poco. Però io, non lo so, negli animali che ho avuto, versione cane soprattutto, perché con gli altri non è che puoi ottenere molto di ritorno, non ho mai cercato di forzarli a fare un qualche cosa che magari mi faceva ridere o mi faceva piacere. Poi se facevano delle stupidate che trovavo simpatiche, certo, magari ci giocavi un po' di più su quella roba, ma perché già la faceva lui. E non lo so, non mi piace, mi fa tristezza il fatto che tu voglia obbligarlo a fare quella roba lì. Se poi tu fai yoga e quello ti segue, e alcuni lo fanno perché fanno le stesse cose, benvenga, benvenga. È vero, è vero. Dai, poi cambieremo completamente argomento perché parleremo di questa super mamma che ha deciso
insomma, in età avanzata, ecco, perché insomma a 62 anni solitamente si è quasi nonne. Lei invece ha deciso di avere il primo figlio. Sì, è già nonne e anche da un pezzo. Lo so. Vabbè, dopo la sentiamo. Va bene, a te Marco. Allora, intanto andiamo avanti perché adesso andiamo a parlare di un'altra possibilità. Apro ancora l'otto flash, che anche ieri devo dire lo avete perfettamente capito, perché ok, il 90 è sempre alla base dei nostri consigli, è sicuramente un numero importante, ma attenzione, perché la statistica del mese di settembre mi deve portare a ricordarvi che in realtà su 12 estrazioni, perché ce n'è stata una in meno, oggi siamo già al primo di ottobre e quindi c'è la prima del nuovo mese, noi abbiamo visto e vinto 4 volte il 9, 8 volte il 90, quindi ha sicuramente una frequenza maggiore, ma ci si aspettava di più. Quello che ha caratterizzato settembre sono sicuramente i, mi bagno le labbra, 30 ambi, sembra uno scioglilingua, di figura 9 e 7 terni. 7 terni e 30 ambi sono una roba che di solito si vede in 5-6 mesi, non in 12 estrazioni. Quindi sicuramente la traccia già annunciata ad agosto di un settembre ricco di figura 9 ha funzionato. A oggi la figura 9 è ovvio che andrà avanti ad uscire, noi la useremo se ci saranno i calcoli per farlo, ma non è più prioritaria perché i numeretti e gemelli rientrano nei frequenti di ottobre. Attenti, perché se noi pesiamo i 90 già 8 volte hanno una frequenza più alta. Il vero numero importante in ritardo, ed è un numeretto, ecco perché ve lo voglio sottolineare, è il 9. Quindi il 9 in questa prima settimana tra stasera, giovedì e sabato rappresenta un punto straordinario. Andiamo a vedere un ambo interno con il 9 ed è ben calibrato con i frequenti di ottobre e una giocata storica invece per iniziare questo mese dove i frequenti sono numeretti e gemelli. Dritti di là ve la spiego velocemente, andiamo. Molto bene, in realtà non c'è molto da spiegare se non si azzerano i contatori, quindi si riparte da qui e già stasera magari abbiamo i primi risultati. Come vi dicevo, state molto attenti al numeretto 9. Se poi avete dei numeri che sono vostri, vi appartengono e c'è magari dentro il 9 qualche gemello, beh insomma state attenti. Questo poi è un consiglio che vi sto dando che non ha a che fare con la traiettoria e la condizione, ma rappresenta un'opportunità. La condizione è tecnica, quindi parliamo di un triangolo tra Roma-Torino, ruote basse, ruote consecutive, 81-45 che è l'ambo vinto oltretutto nella scorsa estrazione di figura 9 e poi è stata Roma la protagonista, lo sapete, del 23-81 ambo su ruota al primo colpo con l'otto segreto. E qua vi ringrazio, ve l'ho già detto, ieri abbiamo anche rivisto gli scontrini, poi magari la regia li farà girare durante la promozione perché si riparte oggi e quindi non voglio perdere tempo sui risultati di sabato. Dicevo, attenzione perché questo triangolo che è appunto 81-45-81 è un possibile 9, un 9 importante in quella posizione, un ambo interno. E iniziamo quello che vi ho detto prima, guardate quanti numeretti e in quanta isotopia si sono piazzati. Non sono i più curiosi perché il 4 e il 7 in quinta tra Bari e Cagliari in realtà sono solo una conferma dei frequenti di ottobre ed è qui che troverete appunto un mix tra numeretti e gemelli che io e Lio pensiamo siano il meglio per iniziare. Allora un ambo interno con i frequenti di ottobre su Bari Cagliari, un ambo interno con il 9 su Roma e Torino, tutto qui, il meglio a livello tecnico. Tasto 3, vi aspetto. Belle e sono perfette, aprono veloci quella cassaforte che distribuisce a tutti buona sorte. 8 9 2 2 7 7, 8 9 2 2 7 7. We'll be right back.
parla, sai, non smette. È la giusta tua combinazione. Sono tre cifre sempre in mezzo all'azione. 8, 9, 2, 2, 7, 7. 8, 9, 2, 2, 7, 7. Sentimento, un bastimento di emozione, mentre vado ad Agrigento con l'estate in progressione, mentre là mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione fino a perdere. Eccoci di nuovo sempre in studio, Marco è qua con me e insieme andiamo a commentare la prossima notizia, perché parliamo di donne. Qua è una super super donna e anche super mamma, ha un nome perché lei si chiama Rosanna e nel 1994 è stata la mamma record che grazie alla fecondazione artificiale ha partorito e aveva 62 anni. Ora Rosanna Della Corte, di anni ne ha 87, dice che l'esperienza l'ha fortificata, guido l'auto e lavo i vetri, anche se poi aggiunge non lo rifarei, perché diventare mamma a un'età così avanzata, insomma, tutto poi è più difficile, quindi un po' si sta ricredendo adesso, però a 62 anni evidentemente no. Prima magari non ne sono arrivati e si decideva prima, non so perché ha deciso di farlo a 62 anni. Allora, dirlo è sempre difficile. 62, ma 62 di solito sei già in menopausa, è il momento di starsene tranquille un attimino e devi lottare con gli ormoni. Credo sia un'età davvero eccessiva. Non sono proprio d'accordo. Perché l'ha cercato? Cioè, poi allora, io ogni tanto su sto argomento, insomma, ne abbiamo già commentate tantissime, sì, sì, no? Sì. Allora, se madre natura ti fa rimanere incinta a 95 anni, perché succede, no? Ma che ne so io, no? Buttiamola agli estremi. Successo, ci mancherebbe altro, no? Quindi poi
è una roba che è successa strada facendo, ma il fatto di cercarlo, io non voglio dare una scadenza, ci mancherebbe altro, poi ognuno fa quello che vuole, ma penso moralmente, a parte anche egoisticamente, poi la fatica, no, di fare la nonna mamma, perché fisicamente, insomma, gli anni vanno avanti, diventa abbastanza difficile, no, poi anche fisicamente poter seguire la crescita di un bambino, insomma, tutti i pensieri che lo stesso può dare, col senno di poi, perché insomma è un'età per cui di tutto può succedere. Non lo so, a me fa sempre un po' impressione, soprattutto perché è stato cercato, non che appunto ci sia una data, no? Non è che dai 18 ai 35 lo puoi cercare e dopo no, ci mancherebbe. 62 è davvero tanto, io vorrei più che lei, perché posso anche capire una che magari per tutta la vita ha voluto un figlio, non c'è mai riuscita, in nessun modo, ci mancherebbe, è una sorta di dono di Dio che va apprezzato. Ma chi l'ha seguita? E questo, no, io vado sempre un po' a monte, lo so. Lì, insomma, vuol dire che da qualche parte qualcuno l'ha seguita. Mi sembra poco etico, ecco, questo voglio dire. Poi, vabbè. Tra l'altro, insomma, con la fecondazione artificiale si rischia, magari non a questa età, ecco, se lo fai a 40 anni c'è un'alta percentuale di rischio che possano nascere due gemelli, tre. Vabbè, questo dipende come da è capitato, insomma, sì. Ad alcune persone che abbiamo in comune, quindi a 62 anni magari no. Oggi comunque là ho il figlio, perché non si capisce bene, a 25 anni, quindi insomma. Beh, lei è andata bene, nel senso che se l'è comunque sicuramente vabbè. Goduto, no, no, vabbè, ma questo sicuramente ci mancherebbe. Sì. Poi quando le cose vanno bene è bello, no? Perché oggi lei c'è, lei, la figlia, insomma, ci sono e quindi la possono raccontare. Però credo sia davvero un'età. A parte che, ripeto, egoisticamente a un certo punto della nostra vita io penso, poi forse perché ho avuto una vita abbastanza piena, complicata, ho voglia ancora di fare tante cose, a volte penso, spero di diventare, se mai ci arriverò, un po' vecchio, no? E, capito? Rilassarsi un attimino, godersi un briciolo di serenità. Andare a cercarsele credo che sia, però poi, ripeto, ognuno è libero di fare assolutamente quel che vuole. Io poi ne ho 87 oggi, gli auguro che la signora goda di ottima salute e gli auguro ancora tanti tanti anni, abbastanza da poter vedere il figlio o la figlia, insomma, anche sistemata, felice, così lei, insomma, può andare in altra vita anche contenta e più tranquilla, sapendo che è sistemato il figlio, visto la differenza di età. Va bene, dai, poi parleremo di tutt'altro argomento, parleremo di moda, ma adesso, caro Marco, vai. Stavo pensando che però è vero, poi anche lì, certo, oggi lo dice anche lei, no, che se tornasse indietro, perché l'ha vissuta come esperienza, però per una persona che lo ha sempre voluto, come fai a dire 62, 52, no. Chi se ne frega, certo. Ci sono rimasta, anzi, ben venga. È una roba complicata, è una roba difficile, c'è chi è contrario, non ne vuole certo. Neanche sapere. Insomma, sì, vabbè, chiudiamola lì. Sono quelli che magari, se non stanno attenti, ci restano la prima volta. Esattamente. È un classico. È un classico, insomma, assolutamente. Allora, andiamo in redazione, torniamo a parlare di numero 90, poi andiamo avanti, perché insomma, appunto, questa sera, questa è una giornata molto particolare. Inizia il mese, noi qui abbiamo le idee chiare, si riparte da qui, quindi non c'è nemmeno da portarsi avanti la roba vecchia, perché si chiude, poi è ovvio che tutte le formule hanno la regola dei 3-5 colpi, però noi la rischiamo sempre, ormai da più di 20 anni, alla prima di ogni mese, io poi con la menata, la pagina divisa in due, cosa ho vinto, cosa ho perso, insomma questo è importante perché intanto ci fa una pulizia di quelle che possono essere condizioni pregresse ancora magari non arrivate e si riparte da un punto fermo. Il 90 è sicuramente un elemento importante, lo andiamo a vedere in uno sviluppo molto molto semplice. Venite con me. Molto bene, lo abbiamo già visto in apertura della mattinata e allora attenti perché ho ancora qualche linea e io ve lo voglio riportare perché parliamo di due 90 distinti. Uno, lo vedete da soli, è su una ruota, siamo a Firenze, la conferma nella somma 90 nasce proprio dal 1575 che non è solo un ambo di somma 90 ma è un simmetrico, attenzione perché la valenza tra le somme è appunto poi rapportata anche alla matrice dei numeri che danno la somma. È un ambo simmetrico, la sua somma è 90, qualcuno ha già capito qualcosa, siamo a Firenze, si sta giocando un terno,
rischio un euro. Allora, o vinco o perdo, non ci sono altre storie. L'altra condizione a me piace tantissimo perché va a colpire, in realtà di somme 90 ce ne sono tantissime all'interno di questo quadro estrazionale, ne troviamo una Cagliari, c'è la Torino-Venezia, insomma ce n'è di roba, ma la 44-46, allora intanto siamo nella quarantina e a noi ci piace, terza posizione a noi ci piace, va a colpire Nazionale Palermo. E beh, a me queste due ruote insomma mi hanno messo un po' le antenne dritte insieme a Lio, perché? Perché Palermo è quella che il 90 lo continua a dare. Quella non fa fatica, insomma, lo sappiamo, è una ruota importante, lì proprio il 90 non ha memoria, quindi attenzione perché siamo su una ruota dove lui è un iperfrequente. Mentre alla Nazionale è già un pochino che lo aspettiamo, recentemente lo abbiamo portato a casa, ma in realtà l'assetto del 90 continua ad essere lì per il punto di ritardo giusto. Si usa un ambo e un terno, tutto qui. E allora un terno secco a Firenze, un ambo e un terno per Palermo Nazionale sono il miglior 90 per ripartire, perché da questa sera si riparte. Tasto 3, vi aspetto nel portale. Concentration, heart is just our nation, waiting for the land of hope and dreams. Playing for freedom, dancing on the green grass, breaking every mask. Freedom is just nearer than it seems. Black Panther, yeah, play for freedom. Black Panther, yeah, and use your wisdom. Black Panther. Black Panthers, free at all. We're gonna break the wall, we're gonna kick the ball, because the world is full of oppression, because we live our life in mission, because we have a brighter vision, because we got detto che avremmo cambiato completamente argomento, perché adesso parliamo di moda, del croc style, che è questa tendenza stampa coccodrillo, che è uno degli stili più ricercati insomma di questa moda autunno, che è nuova colazione che è appena iniziato. Lo stile, piace o meno, peraltro è praticato già da tempo da molte star, dal calibro, qua la vediamo, da Kim Kardashian, non c'è Naomi Campbell ma anche lei va matta per questo stile, Victoria Beckham e la bellissima insomma Jennifer Lopez. Qua si vede poco proprio, in quale foto si vede bene? Beh, che cosa? La stampa coccodrillo? Beh, la Jennifer ha tutto tutta Bordeaux. Sì, ah sì, l'abito, sì, sì, il intero, corpino, sì, ok, sì. Ok, sì, e forse la gonna. Sopra è velluto, sì, quella roba lì. Ok. Sì, sì. L'altra in arancione, che chi è? Cercavo di capirlo, ma... Ok, no, hai fatto due nomi, ma io non ho, vabbè, non ovviamente non è Victoria, Campbell, non è Victoria, la moglie di... Esatto, no, perché bionda non l'abbiamo mai vista. Non riesco a capire. Con quell'altra sembra Victoria, rosa, ma il sederone della Kardashian. Eh sì, è inconfondibile. Però la faccia mi lascia perplesso. No, è Kardashian. Ah, ok. Beh, Jennifer bellissima, tra l'altro la si è vista adesso nella Fashion Week per Versace. È pazzesca ancora, sì, che ha indossato un abito storico, sì, che era già bravo, l'ha rivisitato, sì, ancora, sì, sì, sì.
bella. Sto svolazzante, vabbè, lei è pazzesca. Vabbè, sì, mi sono emozionata. A livello di musica, ma anche come attrice, bravo, perché poi tutte lo ha dimostrato, due. È vero. Sia nella... come cantante sul palco. Assolutamente, cioè ha fatto delle hit pazzesche, io le amo alla follia, un po' da discotecaro, però va benissimo. Assolutamente. E come attrice ruoli sia comici che drammatici, è vero. Io la trovo bravissima. Sì, in tutti e due, veramente brava, cioè nel diventare bella, ma anche nell'imbruttimento, che di solito quelle belle raramente scelgono. Invece no, devo dire che lei ha interpretato, sì, mi piace, è un'altra di quelle per cui se c'è il suo nome lo guardo volentieri, qualsiasi sia il genere del film, come quando leggo Julia Roberts, che sia drammatico, horror, è già ridicolo, una certezza. Lo guardo, a prescindere dal vero, genere. È vero. Sì, mi capita con alcuni attori di fare questo. Tornando allo stile coccodrillo, mi piace, sull'uomo? Sì. Beh, devo dire, l'uomo purtroppo può andare, la scarpa e coccodrillo un po' anni 80, un po' zarra, però è carina, l'abbiamo c'è già sempre, rivista. Sì. C'è da dire che è una stampa che di solito si presta, se non sul coccodrillo vero, diciamo sulla similpelle o la pelle stampa cocco, è più da accessori. Ecco, quindi diciamo cintura, sì. Cintura, borsa, zaini, insomma, devo dire che è già un po' che gironzola, non è che sia proprio una novità, quindi... Non mi dispiace, ma tutto ciò che è animalier, quindi dalla versione stampata su tessuto a quella dell'animale stesso, anche quei coccodrilli, un po' come i serpenti che indossi oggi tu. Sei finta pedà, no? Fa no, niente, ma quelli non è vero, me, vero serpente. No, non me ne vogliono gli animalisti, ma quelli sono animali che servono per fare borse. Ecco, io una bella valigia di coccodrillo. Lo so, conosco il tuo pensiero. Fa talmente paura, usiamoli per fare quelle robe lì. Vabbè, me la ritiro, andiamo in redazione perché dobbiamo chiudere, ho pochi minuti e qui arriva il meglio, perché con questo che avete vinto ancora il primo colpo, poi la regia ce li farà rivedere di là. Attenzione, perché non c'è una gran differenza dall'ultima, ma tutto è dedicato alla prima. Andiamo. Poco tempo, vado veloce, tanto ci capiamo. Il 2381 a Roma l'avete vinto proprio con l'8934 9434. Io ve l'ho portato per due giorni. Sono stato noioso, vi ho tanto raccomandato il consiglio, l'ultimo di Lotto Segreto. Vediamo l'elenco, lasciamo stare le condizioni. Guardate, rivediamo l'elenco e poi vi lascio correre perché poi ci dobbiamo salutare e oggi pomeriggio non so quante linee avremo. Ritorniamo all'88, allora io dell'88 ve ne ho parlato, lì è andata male, ma adesso è in ritardo dappertutto, quindi l'88 mettiamolo ovunque, nel senso per chi magari vuole giocarsi dei numeri suoi. E io vi dico Nazionale Genova, perché c'è stato l'880, un ambonterno meraviglioso. Ritorniamo all'otto segreto, avete appena vinto, si riparte con ottobre. Eccolo qua, ambo del nome e c'è anche un ambo storico, quindi sono solo due ambi secchi. Io mi sento di sottolinearveli ancora tutti e due, quello che ho fatto per sabato e poi si è vinto al primo colpo, bellissimo ambo su ruota. L'ambo del nome mi piace tantissimo e questo qui capirete perché. E poi passiamo a un favoloso ambo uguale, di somma 90, che è il 68 e 22, che si è messo a Torino-Venezia. Un ambo uguale di somma 90, e beh, insomma, quello lo proviamo col suo ambo eterno. L'ambo sapete già che distanza ha, se volete calcolarvelo fate da soli, non siete capaci? Ve lo dico dopo il tasto 3. Thank you.
secondi, 10 li tengo io per ringraziarvi e vi aspetto nel penultimo appuntamento prima di questa sera all'ora 20 alle 14.30 in diretta con voi per passare un'ora molto molto bella. Oio, ci siamo per forza alle 14.30 e poi questa sera, ripeto, attenti perché si riparte da qui. A più tardi, ciao! Ciao!